Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi vorrei iniziare una nuova rubrica, in realtà una rubrica che sto già portando avanti sull'altro mio canale, Through the Looking Glass, quello dedicato al cinema e alle serie TV, che se non conoscete vi invito a visitare. Su quel canale ogni tanto pubblico qualche analisi sulla fotografia di determinati film. Di recente ho analizzato la fotografia di Joker e poi del meraviglioso Parasite e mi sono detto: ma perché non portare quella tipologia di video che è un po' più specifica nelle tematiche di fotografia, camere, obiettivi, riprese? Perché non portarla su questo canale qui, che è tutto dedicato alla fotografia e al videomaking, eccetera, eccetera? Per cui eccomi qui oggi, ragazzi, per parlarvi un po' della fotografia del film Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve e la cui fotografia, che ha vinto un Oscar, è stata curata niente poco di meno che da Roger Deakins. Come attrezzatura, Deakins ha utilizzato camere Arri e lenti Master Prime, che aveva già utilizzato nel film Sicario, diretto sempre da Denis Villeneuve. Queste lenti sono sferiche e non anamorfiche. Le prime di solito non si usano, o meglio, non tutti amano usarle perché hanno un'estrema definizione e restituiscono un'immagine fredda, artificiale. Le lenti anamorfiche invece di solito si preferiscono perché restituiscono immagini più morbide, con una minore profondità di campo. E invece Deakins e Villeneuve vanno controcorrente. Deakins poi non cerca lenti particolari per ottenere determinati effetti, ad esempio ottiche vintage per avere un'immagine più morbida o per favorire il lens flare. Preferisce invece avere gli obiettivi più nitidi e puliti possibili. In più ama utilizzare lenti a lunghezza focale fissa e non zoom, quindi con lunghezza focale variabile, perché così, come dice lui, sei sempre obbligato a pensare dove mettere la camera. Deakins poi, nonostante la sua età, ha completamente abbracciato il digitale ormai, come afferma lui stesso, perché oltre a essere più semplice girare in condizioni di scarsa illuminazione, permette di mostrare al regista esattamente come avverrà la ripresa. In questo film poi abbiamo i marchi di fabbrica di Roger Deakins, naturalmente, a partire dai suoi lenti movimenti di camera, che qui mostrano i dettagli degli ambienti intorno ai personaggi, ambienti che la fanno da padrona. E parlando sempre di movimenti di camera, una delle caratteristiche di questo film sono le lenti panoramiche che ci mostrano appunto i paesaggi e le città di questo mondo. Stesso tipo di panoramiche utilizzate da Deakins nel film, anche quello di Denis Villeneuve, Sicario. E in Sicario quelle panoramiche che inquadrano l'ambiente con in sottofondo la musica spettacolare del compianto Johannes sono veramente inquietanti. Vabbè, ma non siamo qua per parlare di Sicario, poi magari ne parlerò. In questo film Deakins ha voluto utilizzare la CGI il meno possibile e Villeneuve si è trovato molto d'accordo con lui. Ad esempio, i panorami delle città si basano su riprese aeree reali, realizzate in luoghi come Città del Messico e Las Vegas. Spesso e volentieri si sono costruite delle proprie vere miniature delle città che sono state poi riprese con la camera. In altri casi, invece, gli edifici sono stati modificati al computer sulla base delle riprese reali. E riprese che hanno tutta un'altra resa rispetto a quei film che ci mostrano ambienti generati interamente al computer. I paesaggi di Blade Runner 2049 sono spesso e volentieri minimalisti, ripresi spesso e volentieri con obiettivi grandangolari, che ci mostrano un mondo distopico, immenso, ostile e inabitabile. Certe composizioni minimaliste sembrano quasi dei dipinti. C'è solo l'essenziale nell'inquadratura e così siamo portati a visionare tutto quello che c'è. E queste tipologie di inquadrature, non so come, ma contribuiscono a dare un tono misterioso al film, quasi sinistro. Un clima ostile dominato dalla nebbia, simbolo di un'aria fredda e malsana respirata dai personaggi. In una delle primissime inquadrature, infatti, dove vediamo tutta quella schiera immensa di pannelli solari, in quelle inquadrature, ragazzi, la natura è completamente morta, non ci sono nemmeno colori, è tutto spento e l'immensità che ci restituisce questa immagine è angosciante. Un mondo ostile richiamato anche dalla dura architettura degli edifici, pieni di angoli netti e acuti, dalla prospettiva che esalta la differenza tra gli uomini e gli ambienti e da una profondità di campo in alcune scene estrema, che viene anche esaltata da una particolare tecnica. Infatti, spesso e volentieri, quando vediamo i personaggi a dialogo, dietro di loro abbiamo dei corridoi che sembrano quasi infiniti. Questo è un trucco col quale viene creata una maggiore profondità. E non a caso si è fatto uso di
obiettivi grandangolari. Gli obiettivi grandangolari ci danno una maggiore profondità dell'immagine. È possibile, utilizzando questi obiettivi, avere più posizionamenti degli attori nella stessa scena, senza effettuare tagli. E quindi abbiamo anche una maggiore possibilità di loro movimenti all'interno dell'inquadratura, sempre senza effettuare tagli. E con gli obiettivi grandangolari, naturalmente, vediamo più ambiente. Un'altra caratteristica di questo film sono le inquadrature perfettamente orizzontali. Spesso e volentieri arriviamo addirittura alla simmetria pura. In alcune scene però la camera non è allineata all'orizzonte, bensì il piano verticale viene inclinato e abbiamo una ripresa completamente dall'alto. Una tipologia di inquadratura utilizzata ad esempio quando K è in crisi o in un momento di difficoltà, e il culmine naturalmente lo abbiamo nella scena finale quando muore e viene inquadrato dall'alto. Oppure, se pensiamo all'inizio del film, la scena che ho già citato dei pannelli solari, quando vengono ripresi direttamente dall'alto, ragazzi, riempono completamente l'inquadratura. Io non so voi, ma in quella ripresa mi sono sentito quasi soffocare. Questo, secondo me, è un'altra tipologia di utilizzo di questa particolare ripresa dall'alto. Per quanto riguarda poi le inquadrature dei personaggi, Dickens ha un suo stile. Lui inquadra i suoi mezzi busti appena sopra la vita, vicino all'ombelico. Questo, secondo lui, consente di avere una composizione migliore, perché evita di avere inquadrature intorno alle articolazioni degli attori, come ad esempio i gomiti. E infatti, secondo Dickens, tagliare l'inquadratura proprio all'altezza delle articolazioni restituisce, secondo lui, immagini terribili. Ed è per questo che preferisce inquadrare sui bordi dei gomiti e non direttamente sui gomiti. Quando invece realizza i piani americani, ovvero quelle inquadrature dal ginocchio in su, spesso e volentieri l'attenzione è posta più sullo sfondo che sul personaggio, anche attraverso l'uso di che cosa, ragazzi? Un marchio di fabbrica di Dickens, le silhouette, che allontanano l'attenzione dal personaggio per farci concentrare sul paesaggio, sullo sfondo. E questo, come ho detto, è un marchio di fabbrica di Dickens, ragazzi. In tutti i suoi film le silhouette la fanno da padrona. E proprio come nel caso del mezzo busto, evita di tagliare l'inquadratura proprio sulle articolazioni, in questo caso le ginocchia. Adesso mi piacerebbe parlare un po' dei colori utilizzati in questo film, ragazzi. Un colore utilizzato meravigliosamente in questo film, naturalmente, è l'arancione. In Blade Runner 2049 l'arancione è utilizzato per suggerire un'idea di mistero e di esplorazione, come nel caso di questa scena stupenda, ma anche di pericolo e di azione. In questa scena nella quale K va a cercare Deckard, l'ambientazione è surreale. Sembriamo trovarci in una tempesta di sabbia senza fine che cinghiotte. È una scena quasi onirica. Io l'ho trovata meravigliosa la prima volta che l'ho vista, ma ne parleremo dopo. In questo film c'è l'arancione, ma anche il giallo. E il giallo è un colore molto importante in Blade Runner 2049. Sì, perché ogni volta che c'è una svolta nella trama, o ogni volta che comunque viene rivelato un piccolo dettaglio importante ai fini della storia, nella composizione è sempre presente del giallo. Ad esempio, la banca delle informazioni della Wallace Corporation è immersa nel giallo, così come l'albergo di Las Vegas, dove K incontrerà Deckard. Oppure all'inizio del film, quando trova quel fiore giallo e sotto poi scoprirà esserci la cassa con le ossa di Rachel, anche quando parla col modello di Nexus 8, ora mi sfugge il nome, all'inizio del film, la porta di casa sua è gialla. E in quel dialogo lui gli affermerà di aver assistito a un miracolo, che poi verrà spiegato nel corso del film. E poi vediamo utilizzato anche il bianco come colore in questo film. Ha tutta una serie di sfaccettature. È utilizzato per evocare un'idea di solitudine e di silenzio. Ma il bianco è anche il colore dell'anima, e infatti è associato anche ai momenti più umani del film. Ad esempio il finale, quando Deckard incontra sua figlia, in quella scena il bianco la fa da padrona. E anche i fiocchi di neve si ricollegano a questa idea, poiché rappresentano la caducità dell'esistenza. Ma volendo, rappresenta anche la verità e l'informazione in questo film, il bianco. Alla fine del film, poi, quando K e Deckard si avvicinano all'edificio nel quale Deckard incontrerà sua figlia, l'edificio è bianco e in più sta nevicando. Il blu, il verde e il viola invece sono stati utilizzati principalmente per la città di Los Angeles, città illuminata dalle luci del neon e da giganteschi ologrammi che ho trovato veramente stupendi. Una città dove non ci sono solo luci, ma ci sono soprattutto ombre. E infatti vediamo quando ci sono queste panoramiche sopra Los Angeles che è immersa nell'oscurità, ma qua e là spuntano fuori i neon che così risaltano ancora di più. L'ispirazione per Los Angeles a Dickens gli venne osservando che cosa? Lo smog di Pechino al crepuscolo. Parole sue. Una foschia completamente grigia nella quale ogni tanto qua e là passa un punto di colore. Il personaggio di Joy invece viene rappresentato dal giallo e dal verde. Combinazioni di colori che dopo che Love distrugge la memoria di Joy e K
è praticamente sconfitto, viene sostituita dalla combinazione rosso-viola, che sulla ruota dei colori rappresenta la coppia di colori complementari al giallo e verde. In questa stupenda scena con l'ologramma di Joy, utilizzando la coppia di colori contrapposti a quella utilizzata fino ad allora per Joy, ovvero il giallo e il verde, simboleggia un po' il fatto che K capisce che tutto il suo rapporto con Joy era finto alla fine, non significava quasi nulla. E infatti subito dopo decide di buttarsi in questa missione suicida per salvare Deckard. Guardando poi alla scena iniziale, ovvero al ritiro del Nexus 8 Supper Morton, si chiamava così? Sì. Come dicevo poco fa, questa scena pullula di oggetti gialli, ad esempio la porta di della casa di Supper, oppure quelle sacche di acqua, non so cosa sia, oppure il fiore del quale vi ho già parlato prima. C'è molto giallo proprio perché alla fine di questa scena K scopre la cassa con le ossa di Rachel. In questa scena l'illuminazione è tanto semplice quanto meravigliosa, ragazzi. A me, come lavora Dickens, mi fa impazzire, ragazzi, perché illumina le scene in modo naturale, no? Senza troppi artifici, senza mille luci accese come si suol fare nei film per restituire l'idea del fatto che quando noi stiamo in casa stiamo con le luci accese, quindi è più naturale in una scena avere le luci accese, le lampade. La luce arriva dalle due finestre, stop. E quando vediamo K seduto, il suo volto viene illuminato semplicemente dalla luce che entra dalla finestra e rimbalza su quel mobile chiaro. Tra l'altro, prima parlavo dei lenti movimenti di camera, anche qui ne abbiamo uno che va a rivelare la presenza di K. Nel film spesso e volentieri i personaggi vengono introdotti dall'oscurità, proprio emergono dal buio. E visto che poi c'è la rissa tra K e Morton, dico anche due parole rapide su come sono state girate le scene d'azione. La geografia del luogo è sempre stabilita molto bene prima di una scena d'azione. E in più Dickens utilizza soprattutto mezzi busti e totali per riprendere le scene d'azione, in modo da dare allo spettatore una chiara visione di quello che sta succedendo. Mentre magari invece in altri film nelle scene d'azione cosa vediamo? Vediamo l'utilizzo di teleobiettivi che quindi riprendono, che ne so, il dettaglio del pugno del cattivo, 2000 tagli nella scena che non si capisce niente. Invece lo stile di Dickens va in tutt'altra direzione. Può piacere o no, però lui utilizza questa modalità. Si potrebbe poi parlare, come ho citato brevemente all'inizio del film, dei modellini costruiti per ricreare determinate scene. O poi ho detto che Dickens ha utilizzato il meno possibile la CGI, ma è comunque stata utilizzata, per esempio nella scena della Wallace Library, quando K va a cercare le prime informazioni su queste ossa che ha trovato e vediamo quei giochi di luce meravigliosi che ha fatto Dickens, e lì erano set più piccoli che poi sono stati moltiplicati naturalmente al computer. E nella scena poi nella quale K e Love camminano e vediamo la luce che si sposta con loro, lì Dickens ha utilizzato gli Arri Sky Panels, mi pare un centinaio che ne abbia utilizzati. Dickens voleva restituire l'idea di un'illuminazione, per così dire, di lusso nella Wallace Corporation. Una luce che vuole simboleggiare il passaggio del sole, mentre il resto del mondo, come vediamo, è immerso nell'oscurità e nella pioggia. Una luce perennemente in movimento, fuggevole, proprio come il sole. Anche per queste scene, come nella maggior parte del film, Dickens ha ottenuto l'effetto finale delle immagini già in camera, usando filtri e gelatine, come nella scena di Las Vegas della quale ho parlato poco fa. Quell'arancione che invade l'inquadratura è ottenuto illuminando il set dall'alto con 250 lanterne cinesi, metà delle quali aveva sopra di esse una gelatina ambrata. Dopodiché davanti alla camera ha montato un filtro realizzato appositamente dalla Tiffen. Dopodiché ha schiarito il cielo sulle tinte del giallo, con 20 potenti illuminatori, davanti ai quali ha sistemato delle gelatine verdi, che col filtro che aveva posto sulla camera hanno restituito un colore giallo. E per soffermarmi ancora un po' su questa scena, ragazzi, è spettacolare, non so cos'altro dire. Ti dà veramente la sensazione di essere in un altro mondo, in un mondo quasi metafisico. Poi questi lenti movimenti di camera e lo stesso K che si muove pianissimo. Solo questa scena qui meriterebbe 10 Oscar. Vorrei poi soffermarmi anche un attimo sul dialogo tra K e Yoshi, o Joshi, come si chiama più, non mi ricordo. In questa scena li vediamo ripresi fuori dal palazzo, come se li stessimo spiando, e questo è un tipo di quadratura che Villeneuve ama molto e che utilizza
un'altra volta sicuramente nel corso del film. Subito dopo poi vediamo un'inquadratura di Yoshi, vabbè, che è sfocata dalla pioggia, a simboleggiare la piega che prenderà il dialogo. Dialogo nel quale i due personaggi sono distanti tra di loro, vengono inquadrati da soli e quando vengono inquadrati insieme sono molto lontani l'uno dall'altro. E poi abbiamo il dilemma di K che afferma di non aver mai ucciso qualcosa di nato. Quando dice questa cosa ci soffermiamo su di lui, rimaniamo fissi su K, sulla sua reazione. E in questo film abbiamo tantissime inquadrature di reazione. Spesso e volentieri Villeneuve si ferma su quelle che sono le reazioni dei personaggi a determinate rivelazioni, soprattutto K. Ci soffermiamo spesso sulle sue reazioni lungo il suo viaggio alla ricerca della verità. Non posso poi non parlare, ragazzi, un attimo della bellissima scena nell'ufficio di Wallace tra lui e Deckard. Per illuminare questa scena, Dickens ha costruito una struttura circolare con quasi 300 luci Harry, montate su due cerchi concentrici e dimmerabili. Questo ha consentito di creare un'illuminazione dinamica all'interno della scena, che passa da una silhouette a un'illuminazione piena e completa, seguendo il mood della scena. E non è la prima volta che Dickens fa utilizzo di anelli di luce, anzi sono un suo marchio di fabbrica. Spesso e volentieri li utilizza con le classiche lampade da casa al tungsteno. Le bandiere sono state rimosse in modo che le luci si toccassero letteralmente l'una con l'altra per avere un'illuminazione più uniforme. All'inizio erano accese solamente 12 di queste luci e poi mano a mano che la scena procede si accendono le altre per poi spegnerle e poi per accenderle di nuovo per simboleggiare la rivelazione che investe Deckard. Invece i riflessi che vediamo sullo sfondo sono stati ottenuti illuminando l'acqua nella piscina, che era stata completamente verniciata di nero. In questo caso sono state utilizzate 8 Harry da 10.000 watt. La luce che va e che viene in questa scena simboleggia il tormento di Deckard. Adesso due parole invece sulla scena nella quale K affronta Lav e ci viene mostrato il veicolo che cade nell'oceano. Dickens doveva illuminare appunto in questa scena l'oceano e in una bella intervista afferma che dopo aver letto la sceneggiatura pensò tra sé benissimo, adesso come diavolo lo illumino questo oceano? E alla fine decide di non illuminarlo. Dickens crea una realtà paurosa limitando ciò che può essere visto nell'ambiente intorno ai personaggi. Del resto, se ci pensate, cos'è che spaventa di più l'essere umano? Ciò che non si conosce, ciò che non si può vedere, l'ignoto. E sempre nella stessa intervista Dickens afferma che gli tornò in mente il film del quale aveva curato la fotografia, Fargo. Più precisamente nella scena notturna sulla neve, anche all'epoca si chiese come posso illuminarla questa scena, ma poi pensò che sarebbe stato molto più a effetto se intorno non si fosse visto niente. Sarebbe stato meglio se il veicolo fosse circondato dall'oscurità. E così ha pensato anche per questa scena di Blade Runner. Non occorre vedere molto dell'oceano, bastano i riflessi delle luci del veicolo sull'acqua. E poi una volta che il veicolo cade, bastano le sue stesse luci per illuminare la scena. E la sensazione è proprio quella di essere circondati dall'oscurità, come se le onde venissero fuori da essa. E la scena d'azione alla quale assistiamo, ovvero lo scontro tra K e Lav fuori dal veicolo, richiama ancora una volta lo stile di Dickens, la sua volontà di illuminare le scene in modo estremamente naturale. Infatti qui cosa viene utilizzato per illuminare la scena? Le luci del veicolo. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Questo era un rapido viaggio nella bellissima fotografia di Blade Runner 2049. Come avrete capito, Roger Dickens è uno dei miei direttori della fotografia preferiti in assoluto. Ragazzi, io spero che questa tipologia di video vi possa interessare, secondo me è molto bella, richiede tantissimo lavoro, però ogni tanto secondo me ci sta. E come vi ho detto prima, pubblicavo questa tipologia di video sul mio canale Through the Looking Glass dedicato a cinema e serie TV, adesso invece ho deciso di portarla da questa parte perché secondo me è un po' più attinente, essendo un po' più... concentrandosi di più sulla fotografia in senso tecnico, secondo me ha più senso farli qua, queste tipologie di video. Naturalmente ragazzi, non è tutta farina del mio sacco, e sia chiaro, leggo interviste, guardo video, mi documento, eccetera eccetera. E niente, io vi ringrazio ancora una volta della visione ragazzi e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti.